Bonjour, ben ritrovati ancora una volta. Eccoci qua con una nuova creazione, un nuovo progetto. Vedete il disegno. Questa volta avevamo deciso un attimino di cambiare, di orientarci verso la creazione di bracciali, di orecchini e poi invece siamo ricaduti un'altra volta con la nostra passione, quella delle collane. Eccoci qui dunque. Oh, qui sembrano quasi le ali di un pipistrello, però non sono quelle. Allora, i nostri video sono semiseri, diciamo la verità, non sono il classico tutorial. Allora, questo è il progetto, è un doppio girocollo. Qui vedete, inizia con il primo, dove andremo a mettere un piccolo cuore di Swarovski, e questo è il secondo, dove metteremo sia delle perle che delle piastre. Vi faccio vedere i materiali. Queste sono le tre colorazioni delle perle che andremo ad alternare. Questa è la catena d'aggancio di supporto. Questo è il piccolo Swarovski che andremo a mettere. Le piastrine, e qui abbiamo del filo di rame che ci servirà per incastrare le perline questa volta. Abbiamo iniziato a preparare le piastrine. Questa sarà la piastrina del ciondolo finale. Eccola qua, abbiamo messo anche una perlina. Dopodiché Rick sta preparando gli agganci, vedete? Gli agganci che vengono fatti con questo. Allora, questo è il facsimile di come verrà la collana. Adesso Rick ha messo tutto in fila le perline. E vedete? C'è una parte che verranno messe, infilate qui con il filo di rame. Ecco, come vedete adesso abbiamo messo la collana sul collo. In questo modo Rick inizierà a fare un altro tipo di lavoro per prendere nel miglior modo possibile la misura di ogni catena, e poi andremo a mettere al centro una catena con questo, una collana a doppio giro, come già vi avevo detto all'inizio.
Ed eccola qui la collana terminata, la collana a doppio giro, come vi avevo detto, con le perline, le piastre, un piccolo ciondolo, un simile Swarovski, come simile Swarovski anche il cuore centrale di questo secondo giro appunto della collana. E niente, noi speriamo che anche questo tutorial vi sia piaciuto. Mi raccomando, cliccate mi piace, lasciate un commento, iscrivetevi alla nostra pagina Facebook I Bijou di Ricca, anche al nostro canale, se per caso siete capitati così, magari all'improvviso, per caso, sul nostro canale. Se vi piacciono i nostri tutorial, per non perdere magari i prossimi lavori, iscrivetevi e quindi sarete sempre aggiornati. Vi ringraziamo e quindi al prossimo appuntamento.